milioni euro, arrestato capobanda. L'indagine della polizia ha portato in carcere un trentenne romeno accusato di essere al vertice di un'organizzazione che avrebbe commesso oltre 40 colpi nel nord Italia. In auto con un etto di hashish, un 48enne reggiano è stato fermato all'ingresso del casello autostradale di Fiorenzuola e arrestato dai carabinieri. Fatturato da 550 milioni di euro l'anno, sono i dati della logistica piacentina forniti alla fiera Bilog. Il 30% arriva dalle Mose, due lavoratori su tre sono stranieri. Stradone Farnese, buche e rifiuti. Siamo andati a verificare le vostre segnalazioni. Continuate a scriverci a tucronista@teleliberta.tv. Lirica e DJ Tava a Piacenza di notte, appuntamento con la trasmissione musicale alle 21 su Telelibertà, in primo piano la finale del Premio Labò. Fiorenzuola pronta per la Zobbia, la 35esima edizione del Palio andrà in scena sabato 25 e domenica 26 con le sfilate dei carri, il servizio nel TGL+. LPR nei quarti incontra Trento, Coppa Cevi, biancorossi hanno superato Novi Sad 3-0 e nel prossimo turno ci sarà il derby italiano, domenica sarà campionato al Palabanca contro Padova.